Ciao a tutti, benvenuti o ben ritrovati sul mio canale. Nel video di oggi preparati perché questo è l'ora più bella della mia vita. Mi piacerebbe tanto dire sono stata a Los Angeles, ho visto la California. No, non l'ho fatto io, bensì il mio fidanzato. Mi sento un po' in colpa perché praticamente ha visto più negozi Sephora che tutto ciò che c'è di bello da vedere in America, però è tornato dall'America con una valigia in più e non sto scherzando perché tutte le cose che gli avevo chiesto non ci stavano nella valigia con la quale è partito. Fra l'altro è capitato in un periodo veramente bellissimo perché ci sono tutti i cofanetti natalizi e finalmente riesco anche a filmare questo video. Ho avuto per quasi una settimana queste cose qui e non potevo usarle perché prima di usarle devo farci il video perché voglio che mi rimanga come ricordo. Quindi adesso non ci perdiamo più chiacchiere, cominciamo subito e direi di partire dalle schifezze americane. Direi di partire da Target. In realtà Target non era nella mia lista. E un giorno lui fa: sono in questo centro commerciale enorme, si chiama Target. E io: ah! Cioè, tu vai nei miei per te su TikTok. Io adoro guardare questi video, queste ragazze che arrivano, prendono il carrello rosso, sono la loro bevanda Starbucks, appoggiano la borsa, la bloccano e poi fanno shopping in questi posti che sono giganti. Bene, il mio fidanzato è stato lì dentro. A dire vero, da Target non gli ho fatto comprare il make-up perché era già stato in 5-6 Sephora. E quindi ho detto basta, non voglio niente. Ha preso giusto un po' di schifezzine. Ha trovato i Ritz ricoperti di cioccolato. E lo so che anche tu adori il salato con il dolce perché è un contrasto che mi fa impazzire. E niente, ha trovato i Ritz col cioccolato. Vorrei mangiare tipo ora, ma non posso. Poi, questi credo che in realtà si trovino anche qui in giro, insomma, ha preso i pochi che sono i nostri Mikado al matcha e questi ai cookies. Queste matcha mi ispirano un casino. I popcorn al caramello salato. Quasi 400 grammi di popcorn al caramello salato. Ma quello che in realtà più pesava era questo. Un mega giga sacchetto di schifezze. Era per Halloween, ovviamente, ma cioè, ti prego, è enorme. No, vabbè, che profumo che viene. Oh mio Dio, niente, ci sono tutti questi dolcetti per fare. Dolcetto scherzetto per Halloween. Cioè, madò, quanti ce ne sono? Niente, c'è il mondo, viene un profumo di cioccolato da qua dentro che vorrei sprofondarci. Ah, buoni, cioè, comunque 120 schifezze. Molto bene, sarà contenta la dietologa. Un piccolo ricordino di Starbucks, l'ho trovato in realtà in aeroporto, non era previsto. Mi ha preso queste due borracce qui, California, qui, Los Angeles. Ovviamente sono le classiche borracce termiche, però mi piacciono perché sono quelle più strette. Si apre così, tra l'altro sono senza unghie, riuscirò ad avere un attimo di vita per andarmi a farmi le mani. E niente, belle. Poi ha preso due di queste tazzine. Una l'abbiamo già in uso e una l'ho tenuta per farci il video. E fra l'altro, un sacco di persone le collezionano. E secondo me è una cosa carina da fare. E niente, la tazzina, appunto, con la scritta Los Angeles dietro, eccoci. Baywatch, quanto è carina. Dentro è blu. Carina, vuoi un caffè? Tieni. Poi è passato in questo negozietto. In realtà non era un negozietto, era tipo un chiosco. E in questo chioschetto eravamo in videochiamata. Ho detto, oddio, che bello quelle felpe. Ne ha prese due, una per me e una per lui, ma ce le scambieremo perché comunque sono unisex. Questa in teoria è la sua, ma la userò più io. Eccola qua. Mi piace un sacco il contrasto blu e azzurro con la scritta Beverly Hills. E dietro nel cappuccio, chi ha oltre 30 anni può sentirsi vecchia come me. 90-210. Ho detto tutto. Ah, ma è felpata. Dentro è imbottita d'oro. Sarà super calda. Molto bella. Super carina. Avevo il microfono dietro al collo. Spero si sia sentito qualcosa. E questa è l'altra begiolina. Con la scritta invece Los Angeles in bianco. Questa sul cappuccio mi pare non abbia niente, no. Ovviamente oversize perché le felpe esistono solo oversize. Per quanto mi riguarda, anche lei è bella imbottita, caldina per l'inverno. Che poi mi chiedevo, chissà se a Los Angeles la gente gira con le felpe tipo Sant'Agata Bolognese o Riccione Rimini, non lo so, farebbe un sacco ridere. Prima di passare a Sephora, questo in realtà no, questo che ho fatto io, visto che ci sono, lo mettiamo nell'haul, perché mentre lo aspettavo, sono arrivata nell'aeroporto tipo un'ora prima. Andiamo a passare un po' di tempo da Victoria's Secret a dare un'occhiata. Col cavolo, perché ho comprato. Comunque, da Victoria's Secret ho preso tre cosine. Uno
è questo pigiamino. Ho visto questo colore indaco, ecco, potrei definirlo indaco. È morbido da matti, è uno tra i miei preferiti. Mi piacciono un sacco i pigiami di Victoria's Secret perché sono veramente stramorbidi. E mi serviva appunto un pigiama invernale. Ho preso due prodotti corpo. Questa linea mi dà delle vibes così rilassanti. Quando ho sentito l'odore di quest'acqua profumata e della crema, mamma mia, mi fa veramente impazzire, è delicatissima. Cioè, c'è del marshmallow qua dentro, dolce ma non pesantissima, veramente delicata, mi piace da matti. E direi di passare al clou, perché qui ho 1, 2, 3, 4, 5 sacchetti di Sephora. E cerco anche di essere un po' più breve, veloce, concisa. Comunque, primo sacchettino. Partiamo così, random. E ce n'è un altro, se ciao, beh, la troveremo dopo. Finalmente posso provare il correttore di Tower 28. Io spero di averci preso con il colore perché mi scocciava fargli swatch. Ne ho presi due. Questo è nella colorazione. Ah, eccolo, è scritto qua. Questo è nella colorazione 7 K-Town. E questo correttore è stra virale. Ma si vede. Sembra quasi un siero, perché giuro sui miei gatti non ho aperto nessun prodotto. Mamma mia, è sottilissimo. Wow, forse ci ho preso col colore. Un'altra cosa che desideravo da matti, il lip balm in edizione limitata di Summer Fridays nel profumo al gusto cioccolata calda. Questo qui non so perché in Italia non sia ancora arrivato. Su Cult Beauty c'è, ma in Italia niente, non sa da fa, non ce lo vogliono far arrivare. Mamma mia, mamma mia. Mangiare, mangiare, mi ricorda il profumo che c'era nel sacchetto di schifezze. Ho qui tra le mie manine questo prodotto di Patrick Ta. Io impazzita quando sono usciti e su Cult Beauty sono mesi, mesi, mesi che aspettiamo. Prima c'era la lista d'attesa, poi sono scomparsi. Ovviamente l'illuminante, questo color argento, crema e in polvere, stesso concept dei blush, questa parte cremosa che ha lo sportellino e niente. Bellissimo. Poi, sempre di Tower 28, ho preso lo Sculptino. È bellissimo questa cosa. Mi fa impazzire questo nome Sculptino. Forse mi sono fatta attrarre più dal nome che dal prodotto in sé, perché questo avrei potuto benissimo comprarlo su Cult Beauty. Questo è nel colore Getty ed è il contouring. E mi piacciono questi packaging così minimal, senza troppi fronzoli, senza troppe cose. Il colore secondo me va anche bene. Sì, secondo me sì. Da lì sembra più caldo, dal vivo è molto più freddo. Secondo me ci ho preso. Comunque non vedo di provarli, mamma mia. Ok, andiamo avanti. Qui abbiamo un prodotto di Refai ed è il Lash Sculpt, il mascara. Anche questo super, super, super chiacchierato nell'ultimo periodo per la sua particolarità, ovvero lo scovolino. Cioè, è fatto praticamente curvo. Ho visto una marea di recensioni, c'è cioè chi lo ama e chi lo odia. Ho detto io per amarlo o odiarlo lo devo provare. È super particolare. Questa è l'unica cosa che bisogna stare attenti quando si mette a posto, bisogna fare cauci. E tutti i prodotti che ho provato di Refai mi sono piaciuti tutti, 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 tutti. Mi mancava praticamente il mascara. Un'altra cosa super virale è questo sunscreen di Kosas. Non ricordo, penso che questo sia di una colorazione unica, non mi ricordo. Comunque, beh, ho anche il suo spray rimpolpante per il viso che mi sta piacendo da matti. Questo prodotto ha un SPF 40, quindi anche bella alta. L'applicatore è fatto così e ti dà quella sorta anche di luminosità, ti dà questo glowy sulla pelle. Sì, è leggermente illuminante ed è così la differenza con essenza, super naturale. Sì, era un colore solo ed è impercettibile, non lo sento già più. Wow. Anche questo super super chiacchierato. Poi da questo sacchettino troviamo l'eyeliner di Glossier, che fra l'altro anche Glossier ho scoperto che adesso spedisce anche in Italia senza dogana. Però ho detto vabbè dai, sei lì, prendimelo lì. L'ho voluto provare proprio perché ha la punta in setole. Bello nero e sembra anche bello preciso, preciso, preciso. Proseguiamo, andiamo veloci, andiamo veloci. Accessorio di Glossier, ovvero il temperino. E adoro, adoro questa tipologia di temperino perché, a parte che mi ricorda il periodo della scuola, mi piace proprio perché io devo temperare senza stare a preoccuparmi. Oddio, mi si apre il tappo oppure devo stare vicino al cestino. Qua tempo, proprio quando ho riempito, vado a svuotare. Proprio come si faceva a scuola. E mi piaceva, era coccolo, era simpatico e l'ho voluto. Poi le ultime due cosine di questo sacchettino sono super succose. Il primo, questo cofanetto natalizio di Westman Atelier in edizione limitata.
Contiene al suo interno tre blush, ma quanto sono belli! Sono tre chicchine, questo rosa pastello mi piace da impazzire. Comunque abbiamo al suo interno Petit, che è lui. Non faccio tutti gli swatches, altrimenti finisco dopodomani, ma non vedo l'ora di fare il video dove li provo tutti, 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 tutti. Questo è super bello, più estivo e si chiama... No, Petit è Poppet. No, aspetta un attimo. Questo non si chiama Petit, Petit è la mia Italia. Ciao! Questo si chiama Mimi. Petit? Che fai anche ridere. E questo è Petal, questo bel move. Ma quanto sono carini anche in mini taglia. Cioè, ti prego, bellissimi. E finalmente, finalmente tra le mie mani ho lei. È uscita da un po' questa palette, ma non l'ho mai acquistata perché l'ultima volta, quando è uscita la Major Dimension 2 di Patrick Talahook, lui io l'ho acquistata su Cult Beauty, mi è arrivata disintegrata. E quindi ho detto basta, non la prendo perché non posso spendere 70 euro per una palette e poi mi arriva distrutta. E quindi niente, l'avevo praticamente rimossa. Poi un bel giorno mio fidanzato in videochiamata mi fa vedere lo stand di Patrick Talahook, ho detto no, la palette che bella! E me l'ha comprata. Questa è appunto la sua ultima palette completamente matte. Super super matte, fila di freddi, fila di toni più caldi, sempre due cialde in crema, una marrone e una sul nero e niente, è la perfezione. Gli ombretti di Patrick Ta mi piacciono perché si sfumano che sono una meraviglia. Il fatto che ci sia comunque ombretto nero che ci deve essere una palette nude, poi questo bianco super gesso, quindi per i total look opachi oppure da abbinare ai duo che ha fatto uscire i brillantinati, infatti il colore che ho scelto si abbina alla perfezione a questa palette, non vedo di usarla, veramente. Non vedo l'ora di provarla. Passiamo a questo sacchetto. Piccolo spoiler. Allora, qui continuiamo con Cosas. Finalmente mia. Questa è la Cipria. L'ho presa nella colorazione. Ah no, qua trasparente. Comfy. Anche qui packaging super carini. Un po' troppo spesso forse lui. Però anche questa Cipria l'ho vista, stravista un casino. E pare essere. Forse è un po' secca adesso per me. Tutte le recensioni che ho visto parlano di lei come una Cipria super miracolosa. Non si vede niente. È trasparente. Anche questa è super virale in questo momento, cioè non so perché cosa sono i brand più in hype del momento, quindi chi sono io per non provarla? Eccolo qui l'altro correttore, questo è un po' sporco fuori, questo è nella colorazione 9MDR, infatti ho detto dai, spero che vadano bene entrambi, magari anche mixandoli possano funzionare su di me. Oh, morta, made in Italy, cioè lo fanno in Italy e non si trova in Italy, ma com'è sta cosa? Ma vabbè. Mi sento malissimo. Cosa, se dove lo fanno? Made in Italy. Cioè, tu devi spiegare perché usate i laboratori in Italia e non li vendete in Italia. Da voglio capire questa cosa. Cioè, è incredibile. Tutti, ma tutti, 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 tutti fanno i loro prodotti in Italia. E noi ce l'abbiamo. Devo farmi assumere da qualche laboratorio. Andiamo avanti, va. Anche Merit è un brand super chiacchierato, super, super virale. E ho preso... No, adesso voglio guardare questo dove l'hanno fatto. No, questo è coreano. L'ho fatto in Corea. E questo è il bronzer nella colorazione Lio, mi pare di averlo preso. Sì, Lio. Pare essere miracoloso. Dai milioni di video che ho visto, sembra essere un bronzer che si sfuma da solo. Pensavo profumasse il cioccolato. Non so perché. Comunque, anche qui non vedo l'ora di provarlo. Ma ce n'è uno che è ancora più virale di questo qua. Ovvero questo brand. Questo prodotto è stato reso famoso da Meredith, non mi ricordo mai il nome, ma è praticamente quella ragazza che si mette 6.000 quintali di fondotinta. Il brand è Eliss, ho preso anch'io il contouring, perché stiamo parlando di un contouring questa volta, e l'ho scelto della colorazione Motivate, che è quella più chiara, perché dalle foto non si capiva molto la cosa, però ho detto vabbè, da indicativamente penso che sia. Eccolo qua. Cioè, lei proprio fa tutte queste mega strisciate e sembra essere super su, super cremoso. Lo è. No, forse ci ho preso quel colore, sai? Mi sa che ci ho preso. Molto bene. Packaging un po' me, bisogna dire. Molto plasticoso. Però, vabbè, a noi interessa comunque soprattutto la qualità del prodotto. Mi fa strano toccarli, mamma mia. Cioè, toccare queste cose che io vedo nei video mi fa strano, è una sensazione bellissima. Poi, sempre di Merit, qua sto iniziando a dimenticare cosa mi sono fatta comprare. Questo che cavolo è? Ah, il fondotinta! Questo è un fondotinta e correttore insieme in stick. Questo è nella colorazione chiffon. Cioè, tu lo vedi così, sembra un packaging di Refai. Questo, eccolo qua, è fatto in questa maniera. È un fondotinta e correttore insieme. Allora, questo l'ho voluto provare per
pura curiosità, perché non mi sono mai fidata del correttore e fondotinta insieme. Mi fa un po' strano, però se io vado a fare la mia color correction e poi sopra ci vado con questo, potrei proprio uniformare al 100%. Vedremo. Questo è stato proprio un acquisto fatto per pura curiosità. Ma va giù? Ah, rimane proprio così fuori. Questo non mi fa impazzire perché devi stare proprio attenta a non frantumarlo. Poi, altro prodottino di Refai, questo è il balsamo occhi. Sto provando la sua skincare, mi piace da matti, ha fatto anche questo balm per il contorno occhi, che dovrebbe appunto illuminare, idratare e levigare. È completamente trasparente, secondo me ci si possono fare anche i touch up, insomma, quando vediamo che il correttore va nelle pieghette, con la cipria non si risolve, si potrebbe andare anche con una cosa del genere. Quindi l'ho preso principalmente per questi due motivi qua. Andiamo avanti, perché qui abbiamo il mio prodotto preferito per fare le lentiggini, quello di Freck. E questo qua è uno nuovo, io compravo sempre il classico nero, questo è una delle, ha fatto tre colorazioni, prima ce n'era solo una ed era unica ed era un po' rossiccio. Questo, eh sì, questo è un bel marrone freddo, esattamente come piacciono a me. E l'ho visto, ho detto, interessante. Poi questo qui è un piccolo profumino da borsetta di Glossier ed è la fragranza più iconica, più famosa, perché adesso ce ne sono tre versioni. È You, che tra l'altro questo l'ho comprato proprio a scatola chiusa perché non l'avevo mai sentito. Però buono, un po' floreale, forse un po' troppo per i miei gusti, però sa di pulito, sa di clean girl, insomma. E insieme a lui, perché ho detto ok, io posso avere sì questo, ma mi piacerebbe farlo durare ancora di più. Fra l'altro pesa sto coso ed è praticamente il profumo solido, perché questa secondo me è una genialata. Wow, che meraviglia. Cavolo, ma è pesantissimo. Cioè, è un cristallo, pesa un casino. Ed è il profumo. Come ti apri? Ah, ok. Non si apre, scorre. Ed è esattamente il profumo solido. Cioè, ha la consistenza praticamente della vasellina. Tu sopra ci sputi il tuo profumo, ma è abbastanza neutro comunque. Non si sente tantissimo, quindi è un prodotto che io posso utilizzare con qualsiasi mio profumo. Cioè, che ne so, lo metti dietro le orecchie, insomma, sul polso e poi ci sputi il tuo profumo. Questo farà in modo che il profumo duri molto di più. Cioè, è pesantissima questa confezione. Pesantissimo. Proprio carino. Cioè, bello, mi metto amata. Comunque andiamo avanti, perché rimaniamo in casa Glossier. Questo finalmente, questo è uno dei prodotti che desideravo di più al mondo. Allora, ho preso questo blush nella colorazione Sweet e mi piacciono perché sembrano delle tempere. Questo è il colore, bello nude, mamma mia, stupendo! E questo lo desideravo da quando Melissa Tani fece The Beauty House. Lei lo comprò, le piaceva un sacco, io lì così, oh, lo voglio anch'io! Finalmente ce l'ho! E sto parlando del famosissimo balsamo labbra di Augusto Birthday Cake. Questo lo devo aprire, questo lo devo aprire perché finalmente ce l'ho! Sentiamo, oh, sa di vaniglia, finalmente! Ah, questo! Tra l'altro, in un cofanetto che vedremo tra poco c'è un prodotto che anche lì super chiacchierato. Tornando al brand Tover 28, ho voluto provare questo SOS Lift Softy, che è un trattamento labbra. Questa linea di Tover 28 è super curativa, super lenitiva, perché è rossore, eccetera, eccetera, per l'irritata. Quindi ho pensato, ok, mi si screpano le labbra adesso d'inverno, diventano ruvide, faccio fatica persino a indossare i rossetti. Quindi ho detto, ok, lui secondo me è il prodotto giusto che fa per me. Tra l'altro, Tower 28 si trova, ma non tutto, sul sito di Revolve, ma non so perché non ci sia proprio tutta la linea, un gran peccato. E poi concludiamo con questo sacchettino, tra l'altro in America sono belli anche i sacchetti, con due prodotti per capelli. Allora, uno è questo brand che anche questo è super chiacchierato, super virale, super, cioè, non so come si pronunci, DAE, che qua è praticamente il DAE, è qualcosa che ti salva la vita. In America ti sistema i capelli. Praticamente è il mascara, praticamente per i baby hair. Ma è enorme! Oddio, non me l'aspettavo così. È un scovolone gigante! E praticamente questo serve per sistemarti i
i capelli, i baby hair, quando fai quegli slip back belli tirati. Mamma, mi aspettavo uno scovolino più piccolo, invece è super gigante. E questo è uno tra i brand più famosi. E ultima cosa, in questo sacchettino è un prodotto, ovvero un accessorio di Fenty Hair, perché mia madre Rihanna ha lanciato anche una linea capelli. C'erano diversi cofanetti di Fenty, però ho detto, non so se mi conviene farmelo prendere, perché non so, è una linea che mi fa pensare molto a chi ha i capelli un po' come i suoi, no? Quindi ho detto, magari li prendo e poi non mi vanno bene. Però i kit erano super super carini. Vabbè, nel caso, penso, cioè, non so se arriverà in Italia prima o poi, non ne ho idea. Però un prodotto per capelli l'ho preso ed è il prodotto che mi servirà per utilizzare questo accessorio, che è appunto il pettinino. Oh, che bello, è super maneggevole. Per fare anche quelle acconciature, adesso non mi vengono in mente i termini, per pettinarli appunto, così nel caso, anche per lavarsi i denti, scherzo. Che bello è. Wow, ehi, yo. È bello, mi piace un sacco questa cosa. Perché l'altro prodotto non so che fine abbia fatto. Spunterà prima o poi. Ci siamo quasi, mancano gli ultimi due sacchettoni. Mamma mia, mi rendo conto che forse ho un po' esagerato. Decisamente esagerato. Perché purtroppo lì ti fai prendere l'acquisto compulsivo di cose che non trovi in Italia. E quindi questo è il risultato. In questo mega sacchettone, qui c'è. Ah, ecco. Questa qui, questo è un piccolo omaggio che hanno fatto all'attivazione della Sephora Card americana, perché ovviamente la tessera Sephora Italia non vale per l'estero. E dal momento in cui attivi la tessera, puoi scegliere tre cosine. Questo kit di You to the People che contiene il cleanser che adoro, la crema che non ho mai provato e la maschera idratante illuminante. Comunque, proseguiamo con Glossier, con questo cofanetto natalizio da appendere all'albero. Tra l'altro, mi piacerebbe rifare l'albero beauty. Non so, chi mi guarda i miei video da un po' si ricorderà che ho fatto un anno l'albero beauty. Comunque, questo bellissimo di Glossier contiene sempre due balsami labbra. Dicevo, ok, ho già quello, la birthday cake, perché devo avere anche espresso e biscotti? Poi alla fine, sai che c'è? Dai, 30, facciamo 31, prendo anche loro due, super carino. Adesso questo non li scarto perché voglio capire e decidere cosa fare per Natale, però forse lo appenderò, forse no, non lo so, vediamo. Poi, in Italia non riesco più a trovare questo setting spray di One Size, il brand di Patrick Star. Questo setting spray è lacca per capelli, però fissa il make-up, tu ti puoi grattare. Il make-up non si sposta, è in assoluto il setting spray che proprio rende il make-up no transfer. È fantastico, lo compravo sempre su Douglas, adesso Douglas non ce l'ha più. Poi, sempre per quanto riguarda il brand per capelli, dai, c'era anche qua il, non me lo ricordavo. Vabbè, ne ho due, cioè Smelly Cake One. C'è questo cofanetto super bello, super super carino, che contiene shampoo secco e questo gel appunto per fare sempre quel discorso di acconciatura ondulata. E c'è anche l'accessorio appunto per pettinare e fare le slick back, insomma, con le pieghe super tirate. Non me lo ricordavo. Vabbè, questo proprio perché ti fai prendere dall'entusiasmo. Ok, poi, sempre di Merit, questo cofanetto natalizio super bello, che fra l'altro conveniva tantissimo, che contiene tre blush. Anche questi blush sono molto, 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 molto chiacchierati. Ecco, queste sono le tre colorazioni. Sono piccoli, mi ricordano molto quelli di Rude, però insomma, che carina. Questo è un bel color cioccolato, questo un po' più primavera-estate e questo è un po' più freddo. Secondo me uno di questi due, oddio, questi sono molto simili. Questo è un po' più borgogna, questo è un po' più cioccolato. Però carini, dai, così piccolini da provare. Perché lasciarli lì? Ah, eccolo, il prodotto di Fenty. Eccolo qua. Questo è appunto il gel. Mamma mia, bello pesantino. Cerco di aprirlo. Eccolo qua. Questo lo prendi col tuo pennellino e ti vai a pettinare, a piallare baby hair, insomma, ma è. Ah no, questa è la plastica, cioè, oh, come lucido. Ah, ok, è solo per togliere la plastichina. Mamma mia, ma c'è un sacco di prodotto. Poi, eccolo qui! Questo spray che fra l'altro lo vedrai anche tra poco. Questo spray di Tover 28, che si trova anche sul sito di Revolve, è uno spray praticamente protettivo, lenitivo, per le pelli irritate, molto secche, acne, non acne. Per qualsiasi problema, insomma, va a lenire anche i rossori, le imperfezioni e deve essere una cosa veramente atomica, anche per chi ha problemi comunque sul viso anche un po' più seri, no? Mi ispirava un sacco. Ah, si chiama SOS Save Our Skin. Per questo prodotto sono sulla waitlist di Cult Beauty tipo da mesi, ma non c'è niente da fare, appena torna disponibile, finito!
finisce. Che cos'è? Allora, intanto il brand è Luna. Questo è uno spray intimo, nel senso, cioè, a parte che sono bellissimi, cioè, sono di una bellezza tenerli, anche sono anche soft touch, sono gli spray per contrastare gli odori in quel periodo là. Insomma, che è una cosa che io detesto. Io quando ho il ciclo ho sempre il terrore, ma sono terrorizzata che si possa sentire l'odore. Li uso da tanto gli spray intimi, però quando è uscito anche qui, che compro sempre su Cult Beauty, adesso non mi ricordo il brand, però questo quando è uscito mi ispirava veramente tanto, perché è comodo, compatto, da portarsi dietro in qualsiasi momento. Ce l'hai a portata di mano. L'altro che uso è una boccetta di vetro che mi spaventa portarla in giro, perché, cioè, non si sa mai, cade e si può rompere. E questi sono appunto fatti per questo motivo, tipo come se fosse un deodorante intimo. Ecco, il termine giusto è questo. Comunque, concludiamo questo sacchetto con questi. Io lo so che tu su TikTok hai visto questi prodotti, perché io sono invasa da questi video. Che cosa sono? Spray igienizzanti per le mani. In realtà c'era un cofanetto che avevo chiesto, ma non l'ha trovato, quindi mio fidanzato me ne ha presi tutti. Sono i famosissimi spray igienizzanti che si vedono in tutti i video del mondo delle ragazze americane. Cioè, l'hai visto? Lo so che l'hai visto. Comunque, mi ha preso questo qui al mango, poi questo qui al sandalo, sandalo blu. L'ultimo mio prefe lo lascio alla fine. Frutti di bosco. Watermelon, questo lo terrò per l'estate. Rainwater, questo dovrebbe ricordare appunto la pioggia, e questo è il mio preferito in assoluto perché è edizione limitata ed è al caramello salato. Questo lo proviamo subito, no? Questo lo apriamo. Cioè, io vedo proprio questi video di queste ragazze che qualsiasi cosa fa, vanno in palestra, vanno a fare la spesa, vanno a fare qualsiasi cosa nella loro vita, i loro video partono con loro che aprono questi sacchetti. A qualsiasi cosa che fanno iniziano igienizzando. Mamma mia, è buonissimo! È caramello puro! Divento matta! Buono! Oh mio Dio! Ok, adoro! Concludiamo con i botti, con questo mega sacchetto. Li ho comprati tutti, cioè, ovvero, me li ha comprati tutti. Questi che cosa sono? I Sephora Favorites. Me ne mancano solo due perché erano quelli dedicati ai capelli. Altrimenti li avrei veramente collezionati tutti. Facciamo una breve visuale veloce. Questo è più bello in assoluto. Questo. Partiamo. Il mio preferito lo lascio alla fine, dai, quello più succoso. Partiamo da lui, dai, visto che ce l'ho tra le mani. Primo Sephora Favorites, cioè con tanto di pochettina morbidosa, pelosa, e all'interno troviamo, vado veloce, 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 poi li vediamo nel dettaglio. Fammi sapere se vuoi il video dove proviamo tutte le cose. Troviamo tutti questi prodotti labbra. Primo prodotto Tarte, il Maracujá Juicy Lip Plump nella colorazione Primrose. Una matita di Sephora, fra l'altro queste qua non le vedo da Sephora da una vita, ma queste qua, al contrario di quelle che abbiamo noi, sono quelle che si temperano. Questa è nella colorazione 15, Rosewood. Uno dei famosissimi prodotti labbra di Makeup by Mario nella colorazione Rosy Glow. Un prodotto dei Glossier, sempre là. Questo è tutto dedicato alle labbra, nella colorazione Amber. Bello questo colore, super, sta bene con la maglia. Poi, questi sono quelli più piccolini. Abbiamo un piccolo glossetto di Fenty Beauty nella colorazione Champ Stamp Fantasy, ma questo non mi pare di averlo visto in Italia. Comunque, un mini lip oil tint di Rare Beauty nella colorazione Happy, una mini matita di Huda Beauty nella colorazione Warm Brown. Piccolini! Questo è un mini balsamo idratante degli ultimi usciti di Yves Saint Laurent. Questo ce l'ho nella full size, questo è super carino, così piccolo. E questo è un rossetto rosso di NARS. Questi non ho fatto gli swatches perché voglio fare anche dei TikTok, perché me li voglio proprio godere queste cose. So che potrò sembrare un po' patetica, però li voglio fare gli swatches per bene su TikTok, perché voglio ogni tanto riguardarmeli queste cose belle. Dai, fucsia! Qui abbiamo, qua già siamo più succosi. Perché? Troviamo in full size questo, anche Lowless è un brand che in America va tantissimo, ed è un blush in crema. Questa è la colorazione super nude, cambia tanto, ma poi vedrai, seguimi sui social, perché faremo per bene gli swatches e si vedranno meglio con le luci più naturali, insomma. Bel blush con questo super specchietto di Danessa.
Myrix, anche qui un bel blush nella colorazione Rosé in Brunch. Questi secondo me si possono mettere anche sulle labbra tranquillamente. Anche qui una bella full size, proprio di Lip and Cheek. Questo è bellissimo, un mini Butter Bun di Summer Fridays. Questo nella, a sapore, perché non posso dire nella colorazione Iced Coffee. Un mini gloss di Patrick Pa nella colorazione 2CC. Che cavolo vuol dire un nome? Comunque, vabbè, un gloss di Pat McGrath, Patrick Ta, Pat McGrath, mi sto incartando. Questo è bello, super festivo. Mettimelo a fuoco. Yummy. E poi uno di Refine. Questo ce l'ho già uno simile. Fortunatamente non è nella colorazione che ho già. Questo è nella colorazione Wine. Dalla videocamera adesso sembra un rosso, non lo è affatto. Carino, questo qui è un lip and cheek, insomma, si può mettere sia sulle guance che sulle labbra. Vado con questo verde, ok? Così i miei preferiti in assoluto li tengo alla fine. Voilà. Dentro quest'altro bellissimo Sephora Favorites abbiamo una Beauty Blender. Un blush! Oddio, quanti blush che ho! Di Glossier nella colorazione Storm. Sembra di tornare a scuola, sembra proprio la tempera. Poi abbiamo il Brow Freeze di Anastasia Beverly Hills. La mini matita di Make Up For Ever nella colorazione 01 Grafite. Questa matita resiste alle lacrime, più lacrime che non si può. Un piccolo prodotto di Laura Mercier, credo sia un ombretto. Sì, un ombretto nella colorazione Rose Gold. Interessante, lo apriamo sempre nel TikTok. Questo è carino, Matti. Un mini 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 glossettino di Armani. E per finire la full size di questo rossetto di Merit. Wow, bello il nome! Colorazione Moisson. Pensavo fosse calamitato perché lo sento bello importante il packaging. Wow. Sì, molto autunnale come colorazione, ci sta di brutto. E proseguiamo con le ultime due, abbiamo quasi finito questo video, super emozionante per me perché veramente mi sembra un sogno. Penultimo Sephora Favorites, azzurro. Allora, qui abbiamo questa full size. Necessaire è un brand che ho provato diverse cose trovando nei vari calendari dell'avvento. Questo è praticamente retinolo per il corpo. Adesso non voglio stare a leggere, comunque leggerò per bene le descrizioni sul sito e capirò se è un siero che va messo insieme a una crema, che va messo da solo, comunque per conto suo lo scoprirò. Poi, sempre del famosissimo brand Liss, o come si pronuncia non lo so, anche qui abbiamo un blush nella colorazione Self More. Bellissimo, molto bello. Ovviamente anche questa è una full size, pardon, questa non è una full size, questo sì. Poi abbiamo un mini 6, questo lo conosco benissimo perché è stato il mio prodotto must per l'estate. Questo primer, diciamo, questo siero per dare questo effetto super glow e super bello alla pelle nella colorazione Rose Glow, fra l'altro l'ultima uscita. Maduro! Poi una full size del blush di Merit nella colorazione Cheeky. Poi qui non è finita perché abbiamo, mamma mia, questa crema quanto l'ho usata, è una piccola Banana Bright di Ole Ericsen. Ho usato il contorno occhi, mi illuminava, mi schiariva gli occhiali in una maniera incredibile. Una piccola Jet Lag Mask di Summer Fridays, questa la conosco molto molto bene, sono anni che la compro. Una maschera notturna tra le più belle e buone che io abbia mai provato in vita mia. Una full size di questo prodottino di COSAS ed è un lip booster, praticamente il plumper, che dà questo effetto super dove pizzicare, rende anche le labbra juicy e le rimpolpa. Full size. Poi questo brand Emi Cool, spero si pronunci così, non lo conosco. Che cosa sei però? Non capisco. Ah, un lip treatment per un sacco di prodotti labbra. Quante bocche mi ci vorranno? Una matita di Ilia, anche Ilia in America va un sacco, qui non se lo considera nessuno. E anche qui una matita labbra, quindi sì, si possono abbinare tra di loro per fare dei look monocromatici. L'ultimo è questo piccolino. Ah, è un primer. Caliray è il brand, questo proprio non ho mai visto in vita mia. È un primer, un blurring primer con collagene e peptidi. Interessante. Questo già collagene e peptidi mi ispira. E concludiamo questo mio haul da sogno americano con il Sephora Favorites, per me è più bello in assoluto. Strapieno di tutte queste meraviglie.
Abbiamo, questo lo conosciamo tutti, un mini spray per corpo e capelli Sol di Janeiro nella profumazione 68. Il mio backup dell'SOS di Tover 28, lo spray per il viso. Non mi ripeto perché più o meno l'ho spiegato prima. Un blush di Makeup by Mario nella colorazione Pinch Me Pink, sui famosissimi soft pop. Plumping blush, vedi? Che nomi lunghissimi che gli dà. Porca miseria, bellissimo, super cremoso ma leggero e impercettibile sulla pelle. Poi abbiamo questo qui di Milk, che è il primer estivo preferito di tutti, l'Hydro Grip Primer. Sto iniziando a incartarmi. Questo sono diventata matta perché questo non lo aprirò mai. Questo finisce nella mia collezione e lì rimarrà per sempre. Un mini olio di Olaplex. Cioè, ti prego, non so se secondo te io posso aprire una cosa del genere. No! Divento matta! Poi abbiamo questo qui. Ah, che carini che l'hanno protetto. Ed è di Paula's Joyce, sì, l'acido salicilico, insomma, esfoliante. Anche qui un gloss bomb di mia madre, Fenty Beauty, nella colorazione Riri, dato a questo colore il suo nome. Mia cugina Selena, invece, un mini illuminante nella colorazione Hot Shine di Rare Beauty. Poi torniamo a un altro prodottino di Glossier, che bello. Questo cos'era? Non me lo ricordo. Ah, un gel fissante per le sopracciglia, bello lo scovolino piccolino. Un siero per le ciglia, sì, per far crescere le ciglia. In realtà questo brand l'avevo provato perché ce l'abbiamo anche in Italia, ma non mi ha fatto né caldo né freddo, non ho visto nessun tipo di risultato, almeno sulle mie ciglia. Questo qua lo regalo per farlo provare alla mia amica, vediamo se su di lei funziona. E per finire, l'ultimo prodotto, l'ultimo di tutto questo meraviglioso, è un prodotto di House Labs. Questo è un gloss nella colorazione guava. Non ricordo se abbiano un profumo. No, cioè, questo lo rimetto a posto, così nel mio TikTok farò tutto per bene gli swatches. E quindi, io sono qua che praticamente non ho più voce e so che forse abbiamo un tantino esagerato. Mi sono fatta prendere dalla foga, dall'entusiasmo di questi negozi enormi, super puliti, super ordinati, giganti e soprattutto da tutti i brand che qua manco per sogno. E quindi questo era tutto il mio di Los Angeles. Io spero tantissimo che questo video ti sia piaciuto e che ti abbia fatto un po' di compagnia. Scrivimi qua sotto, fammi sapere se facciamo un video dove proviamo più robe possibili. Ci vorranno più video, secondo me, perché una faccia sola non mi basta. Grazie per essere arrivato o per essere arrivata a questo punto del video. Ti mando un bacio iper mega gigante e ci vediamo al prossimo video.